Elida Bronzetti, allora credo che sia davvero una grande soddisfazione che Terni si ricordi di Ernesto Bronzetti e doveva ricordarselo, e tra le altre cose con un torneo dei giovani. Io ringrazio veramente ancora una volta la città di Terni, ringrazio ancora una volta l'assessore Schenardi che con il suo gruppo ha messo in piedi una occasione perfetta per celebrare papà. Ernesto Bronzetti amava i giovani, si circondava di giovani che amava stupire con aneddoti e con piccoli diciamo così scherzi anche calcistici. Una volta fece cambiare addirittura la prima pagina della Gazzetta dello Sport per scommessa con un mio amico. Vuoi vedere che ti cambio la gazzetta, te lo so. Amava circondarsi di giovani ai quali dava sempre insomma dei consigli giusti, che avevano a che fare sempre con la correttezza, con la passione, con l'onestà e con il lavoro di gruppo, perché lui, anche se era un solitario, amava moltissimo lavorare con gli amici in gruppo, aveva rapporti molto forti, stringeva di amicizia. Una cosa che anche è un esempio anche questo, rapporti professionali trasformati dal rispetto e dall'umanità e dalla passione comune in qualcosa di più. Quindi sono molto contenta che siano i giovani a rappresentarlo, perché poi lui era sempre il suo fanciullino, è rimasto con lui fino alla fine, la sua parte insomma, non voglio dire infantile, voglio dire proprio di bambino, il sognatore, perché la differenza tra un vincente e un sognatore è che il vincente non ha smesso mai di crederci, e lui ha fatto di questo la sua vita, perché è riuscito dal nulla. Lui è partito per la Spagna, voglio dire. Lui è partito per la Spagna, c'è un aneddoto che dice sì. Che insomma a casa mia si fece proprio all-in, e qua va tanto il merito anche a mia madre, che ha creduto molto in lui. È stato un porto sicuro per lui e questo va detto. E lui era un grande con insomma, un suo modo di essere ternano fuori dal comune. E sono orgogliosa di essere sua figlia, sono orgogliosa di essere qua, sono orgogliosa che lo ricordino in questo modo così bello e sono contenta che venga smentita una cosa che lui diceva qualche volta, l'ho detto prima a un vostro collega, diceva Nemo profeta in patria. Questa volta l'abbiamo smentito. Sì. Ma un'altra cosa, due realtà calcistiche in questo torneo che sono state, diciamo, la fortuna anche di Ernesto. Certo. La Ternana e il Real Madrid. Certo. Real Madrid, grandi colpi. Sì. Come del resto ricostruì la Ternana sì. Di Gaspare Gambino, di esatto. Claudio Tobia. Sì, quell'anno ovviamente io me lo ricordo benissimo, ero grande, facevo il liceo a Terni, ci eravamo da poco fermati a Terni, perché insomma, io ho fatto 5 elementari in 5 città diverse, papà si muoveva continuamente, quindi al liceo finalmente mi sono fermata e quando fece quella squadra e quando io mi ricordo quell'esodo 15.000, sbaglio, a Cesena, era una quantità di pullman incredibile e ci deve essere un video che io voglio ritrovare assolutamente adesso, dove lui diceva, piangeva, e non è che era dalla lacrima facile, non era più dalla risata facile, ma e piangeva di commozione quando abbiamo vinto, che diceva un pubblico da Coppa Campioni. Poi dei Coppa Campioni ne ha vinte, ma quella credo che fu un'esperienza indimenticabile per lui e per tutti noi e per la città di Terni. Poi Real Madrid con la decima, ma poi io mi ricordo la sera della decima quando portò Ancelotti, quando dopo appunto è il primo anno di Ancelotti al Real che vinsero la decima, è stata una cosa super emozionante. Al Real ha fatto tanti colpi importanti, i suoi 7 palloni d'oro. Che dire di più? Ma voi eravate interessati. È difficile essere la figlia di Ernesto. Sorelle, tutti quanti quando mi dicono. Sì. Cosa? No, dicevo, ma lei e le sue sorelle eravate interessate al mestiere che faceva suo padre? Al mestiere? No, cioè nessuno ha mai pensato di fare il suo mestiere, anche perché è un mestiere prettamente maschile. Non c'è, quella è una sacca dove giusto manda Nara e non. Insomma, ecco. In realtà noi lavoriamo insieme, che era una cosa che papà voleva tantissimo, che io e le mie sorelle fossimo sempre molto unite. Lui aveva un grandissimo senso della famiglia e dell'unione. Cioè, voi mi potete fare tutto, ma dovete andare d'accordo. Voi dovete andare d'accordo, se no mi fate male. E questo era per lui importante. Noi lavoriamo insieme, abbiamo spostato 9 premi Oscar. Però gli dico sempre a papà, siamo con molti meno zeri dei tuoi. State ripetendo i successi di Ernesto. In televisione e al cinema, sì, in qualche modo sì. Champions League in. Esatto. Beh, da poco abbiamo prodotto un film che si chiama Il Segreto di Liberato, che è stato il film evento più visto del 2024 e i numeri più importanti dal 2020 al cinema. Quindi lui sarebbe stato orgoglioso anche di questo.
nel DNA, nel DNA. Grazie, è un complimento bellissimo che somiglia a mio padre, tranne quando lo dice mia madre. Scherzo. Quindi sempre che avete detto anche prima, tornate a casa. Sì, noi torniamo a casa, da sempre. Io sono nata a Venezia, ho fatto la prima a Barletta, la seconda non mi ricordo dove, la terza a Campobasso, la quarta a Taranto, la quinta a Cava dei Tirreni, la prima media a Cava dei Tirreni, però cambiamo scuola lo stesso. E noi tornavamo a Natale, d'estate, e tutte le volte era torniamo a casa, sempre. Anche casa. Oggi è stato tornare a casa. Casa, insomma, casa Eterni per noi. No? Ricordo casa... la casa vicino ma proprio, proprio... la ricordi? Sì, la... casa in Via Donatelli, come in no? E lì, lì, gli anni della Ternana era lì, avevo sì. Sempre tutto, tutta la, la curva lì fuori con Bibbo e tutti che ci stalkerizzavano, si direbbe oggi, che stavano lì, poi mio padre gli dava corda, no? Perché a lui gli stavano simpatici i ragazzi, ciao Bibbo, così, e tu dici, no, pronti, allora famo sta squadra, famo. Ernesto, femmina, sì, papà lo diceva sempre. La mimica è quella. Papà me lo diceva sempre. Noi siamo uguali, si matta come me. che bello, veramente aver riparlato di... Noi lo ricordiamo spesso, devo dire. Sono contenta. È indimenticabile, ma figuriamo quella... di Ernesto, altre cose disponibili sempre con quelli della stampa, tu lo incontravi per strada, io ricordo molti incontri in Corso d'Acido, perché Radio Galileo era in Corso d'Acido. Tante lui... cose gli diceva ai giornalisti, da faccia andare proprio avanti i treni. Tante bugie pure, qualche bugia No, beh, lui era molto... a lui piaceva molto il essere di giornalista. Diceva molto il mestiere di giornalista, poi come sanno i suoi amici, insomma... era molto capace di gestire la notizia, di... era diventato capace di gestire la notizia, però aveva un debole, hai ragione, per la stampa, aveva un grande debole, scusami, e comunque un pochino, capito, faceva uscire anche un po', poi io l'ho capito dopo, no? In maniera strategica, come è giusto che sia. Come... lui è stato sempre un uomo molto moderno, lui 30 anni fa, 40 anni fa diceva che il calcio sarebbe stato in mano agli sponsor. Cioè, così a tempo è così, è. Poi diceva i diritti televisivi, ci ha sempre visto avanti. Secondo uno vede veramente tre volte avanti rispetto a una persona, cioè Spagna, e di far entrare i calciatori in Spagna, come vieni quando prima i calciatori uscivano solo dalla Spagna, non entravano. Lui, mi lui l'ha visto lui prima. Lui mi raccontava. E questo è importante, la visione. Lui mi raccontava che in Spagna non conosceva nessuno. Nessuno. Ha cominciato a frequentare non parlava neanche lo spagnolo, eh. Parlava, no, parlava lo spagno Ternis. Ha cominciato a frequentare. Parlava lo spagnolo misto Ternano. Vero, eh. Dico, ma non basta mettere la S al posto dei U per parlare spagnolo. Però dopo l'ha imparato. Sì, perché mi diceva lui perlomeno, io. Sì, sì, è così, è così. Frequentava i ristoranti in cui c'erano i giocatori, sì, allenatori. Sì, 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 il De Maria, De Maria. Il presidente del... lui si intrufolava, lui si intrufolava. E da lì oh, ma lui è stato capace di mandarmi, ma fammi fare gli auguri da Ronaldinho una volta. Senti, che ti faccio fare auguri, che poi quelle cose è pure imbarazzante. L'altra volta mi ha chiamato da Arcore il giorno che stava eletto Berlusconi, indovinato sto? A Arcore stava. Cioè, solo lui riusciva a fare una cosa del genere, perché era diventato amico del cuoco, e poi è diventato amico del Berlusconi. Grande. Grande. Un grande. Come lo chiama, sai come lo chiama Florentino Perez? A papà? Il crack. Il crack in spagnolo vuol dire una cosa che spacca, un ordigno, il crack, una bomba. Invece Galliani lo chiama Bronzao. Alla brasiliana. Perché Bronzao, perché gli piacciono i brasiliani. Ha fatto tanti colpi di mercato. Sì. Io però volevo sapere se con voi si vantava di uno in particolare che gli era riuscito. Beh, lui si vantava tantissimo in generale ed era giusto così, perché gli piaceva, soprattutto da noi gli piaceva essere riconosciuto e da mia madre, cioè lui potevano parlare di lui, però lui aveva bisogno della, dell'approvazione in casa, sì, hai visto che ha fatto papà, hai visto che ha fatto papà, cioè lui era molto, condividevamo molto e festeggiavamo molto. Il colpo che lui ricorda con maggiore, beh, allora, quello che ci ha cambiato la vita è stato Vieri, Cristian Vieri nel 97, è stato il calo. Operazioni ci ha fatto con Vieri. Ma quella fu la prima e fu, io mi ricordo, nel 7 luglio del 97 andavo a dare praticamente l'ultimo esame all'università, mio padre mi fa comprare il giornale e c'era il titolo quello grande con ecco come ti ho rapito Vieri, la volpe di Terni lo chiama, l'hanno chiamato sul giornale, la volpe di Terni racconta come ha fatto il trasferimento, che in quel momento era il più ricco
il più importante che c'era stato mai nella storia del calcio. Adesso non mi ricordo ancora, parlavamo di milioni o di euro, già di lì o di euro, non lo so, c'è un attimo di vuoto. Forse 70 milioni, 70 miliardi, no, erano miliardi, no, ancora. Erano lire, l'euro non c'era ancora. Appunto, erano 70 miliardi di lire, per quello che dico, no? Sì. Allora, cioè, ieri è stato molto, poi vabbè, poi dopo tutti, insomma, tanti, come ci sono state tante cose mancate, tipo Totti, che infatti anche lui stesso lo dice, De Rossi, del Real, insomma, ci sono stati dei passaggi, è normale, ma lui insisteva. Non si perdeva d'animo. Grazie. È stato un piacere. Anche per me. Tantissimo. In bocca al lupo per le Creti. Altre Champions League. E la prossima cosa che faremo? Ecco, e la prossima cosa facciamo, che faremo? Noi vorremmo fare una cosa, e quello sarà il coronamento di un sogno per me e le mie sorelle. Un film documentario o anche film di finzione, stiamo vedendo, su Ernesto Bronzetti, perché è una storia veramente stupenda. E quindi adesso che, siccome noi facciamo film nella vita, vorremmo farlo prima o poi. Dopo film su Bronzetti. Ci piacerebbe tantissimo. E quindi ritorneremo a Terni a rompervi le scatole. No. Del resto nasce tutto da qua. Noi saremo disponibili. Grazie ancora. Grazie per quello che ci ha dato il resto. Grazie della gentilezza.